È difficile. È complicato. È impossibile. È faticoso. È diverso. Supera i tuoi limiti. Guarda all'unicità. Sulle immagini di specie olimpiche che riparte i giochi delle ripartenze, vediamo benvenuto e ben ritrovati dopo 2 anni di assenza. Questa sera parliamo dei giochi nazionali che appunto riprendono a Torino a partire da domenica. Come team Liguria ci presenteremo nel Piemonte con il dottor Atleti che parteciperanno in 3 discipline, atletica, nuoto e pallacanestro. Questa sera c'è una piccola rappresentanza qua dei nostri studi di pallacanestro. Accanto a me, come in altre occasioni, c'è la dottoressa Alessia Barati, buonasera. Ciao Salvatore. E al quale lascio il compito di presentare gli ospiti. Bene. E quindi abbiamo vicino a noi Michael Ranucci, che è un atleta dell'Istituto Einaudi Chiodo, il dirigente dell'Istituto Einaudi Chiodo, Emilio Di Felice. Buonasera. E poi abbiamo il nostro tecnico della polisportiva spezzina, Fassa La Spezia, Sandro Moroni. Dunque, prima di partire, dici un po' qualche numero di questa 37ª edizione. Sì, sono numeri grandi, sono numeri che noi abbiamo anche un po' vissuto nel 2011 quando organizzammo i nostri giochi nazionali, ce li ricordiamo bene, 1942 atleti. Ma invece a Torino ci saranno circa 3.000 atleti provenienti da tutta Italia, quindi dei numeri importanti, un'organizzazione veramente faraonica. È la prima volta che un evento così grande, Special Olympics, ospita appunto con tantissimi atleti. E la nostra delegazione Ligure sarà formata da circa 200 atleti, provenienti dalla nostra città, da Genova, da Savona, e quindi divisi in diverse specialità. Polisportiva Spezzina, Anfas La Spezia, Istituto Einaudi Chiodo, questa nuova avventura. Abbiamo fatto una grande delegazione formata da circa 40 persone che partirà domenica mattina molto presto, quindi Michael ci dobbiamo alzare prestissimo. Già. però con veramente un entusiasmo e una voglia enorme. 2 anni totalmente fermi, 2 anni che insomma ci siamo inventati gli smart games fatti in televisione, fatti veramente in maniere particolare, ma adesso finalmente torniamo ad abbracciarci. Ed è una bella cosa. Inizio col preside, ecco, inutile dire che tra voi c'è la forte emozione nel partecipare a questi giochi. L'emozione traspare un poco in tutto l'istituto, immagino. Certo, sicuramente è un'emozione che non è soltanto legata agli atleti che si stanno preparando e partiranno fra qualche giorno per questa grande esperienza, ma è un'emozione che coinvolge un po' tutto l'istituto. Come ho detto a Michael prima, nella loro casacca c'è il nostro simbolo, loro smetteranno di essere un'individualità, un Michael dell'Einaudi Chiodo, ma diventeranno atleti rappresentanti della nostra scuola, dove poi a Torino, insieme ad altri 3.000 atleti, loro rappresenteranno la Spezia e la scuola Einaudi Chiodo. È normale che c'è un po' di emozione, ora non vogliamo neanche caricarli troppo di stress, lo devono essere tranquilli, andare là, partecipare, giocare, divertirsi e forse anche vincere, anzi speriamo che vincano. Cosa rappresenta la Special Olimpica per la scuola? Allora, è sicuramente un'attività inclusiva che abbraccia tutti gli alunni in senso trasversale, senza alcun tipo di caratterizzazione o divisione per quello che può essere appunto la parola speciale. Diciamo appunto la professoressa Bonati che forse a me piace di più la parola unico, un atleta non speciale ma unico, perché tutti siamo unici.
E loro hanno delle unicità che a me mancano, ad esempio, come vedrete quando parlerà Michael, lui è molto più disinvolto di fronte alla telecamera rispetto a me. È naturale che è un successo per la scuola partecipare, perché come diceva anche la professoressa Bonati prima, siamo una delle poche scuole che partecipa agli Special Olympics di Torino e siamo l'unica che partecipa nel gioco del basket. E questo secondo me è un grande risultato, la scuola è riuscita a fare gruppo e a manifestare una sua interezza, una sua entità. E veniamo a te, Michael, che sei stato un po' il protagonista della mia cosa, del tuo grande dispetto che l'hai acceso. Ecco, ti abbiamo visto subito in palestra fare amicizia, fare unione con la squadra. La tua sensazione per questi giochi? Allora, intanto è stata una bellissima emozione accendere la fiaccola, insomma, con tutti i miei compagni che mi vedevano. Mi stava anche venendo quasi un pochino di commozione e non riesco a credere, insomma, di partecipare a Torino per questi giochi di basket, e sarà veramente una bella esperienza. Giustamente, come ha detto il preside, speriamo di vincere, però l'importante non è vincere ma è partecipare, e poi soprattutto farò anche amicizia con gli altri ragazzi delle squadre avversarie, quindi sarà una bella esperienza. Alessia, quest'anno c'è una novità per la spezzina, i giochi speciali. Sì, i giochi speciali sono praticamente giochi che sono dedicati ai ragazzi che hanno un pochino più di difficoltà. Abbiamo iniziato quest'anno proprio anche per un discorso di dare più opportunità ad alcuni ragazzi che invece non avrebbero potuto partecipare ad altri sport, e devo dire con grande entusiasmo hanno accettato subito e hanno cominciato a giocare a basket. Io poi sono di parte, io ho giocato 20 anni a pallacanestro, quindi ce l'ho proprio nel cuore la pallacanestro, e ho sempre continuato ad amarla. Il fatto di trasmetterla a loro, diciamo, mi ha ancora più emozionato, come mi ha emozionato quando sono con i ragazzi della scuola. Devo dire che, insomma, sinceramente, il primo allenamento mi sono proprio emozionata, proprio pianto, perché vedere questa inclusività veramente a 360 gradi è proprio lo spirito con cui poi lavoriamo tutti insieme, no? Con tutto il mio dipartimento di scienze motorie della scuola, ma con tantissimi altri colleghi del nostro territorio, perché se un progetto scuola così importante è nato nella nostra città, è nato nel lontano 2007, quando facevamo i primi giochi nazionali, e devo dire, siamo stati un po' di eccellenza in questi 20 anni, e la scuola, e lo dico sempre, è il valore aggiunto in tutte le manifestazioni. E abbiamo formato più di 10.000 alunni in questi 20 anni che hanno partecipato poi agli eventi di Special Olympics, e sono stato il valore aggiunto, no? Che comunque facevano amicizia, aiutavano, sostenevano i nostri atleti, sempre in un clima meraviglioso. E veniamo a te, Sandro. Dunque, Sandro, la squadra è vertice dalle medaglie d'oro nel torneo unificato. Saliamo a Torino anche in memoria di Sandro Fiore, che è stato uno dei fondatori della squadra. Ecco, la tua sensazione. Parlare di Fiore è sempre un'emozione. Beh. 5 anni insieme a lui è stato un insegnamento di vita, non solo di basket. I ragazzi sono cresciuti tanto con lui, siamo cresciuti tutti. E praticamente solo ci ha trasmesso tanto. Ed io sto cercando di portare avanti il suo insegnamento. Stiamo cercando tutti di migliorare, stiamo migliorando, continuiamo a migliorare, si vedono i risultati, e cerchiamo di portarne ancora avanti i risultati. Io come coach, lo devo dire. Poi ho visto che nel giochi mondiali dell'unificato anche il partner può tirare, però ovviamente non può far perdere il bilancio sul punto di finale.
Ecco, secondo te il basket unificato, il basket tradizionale, cosa possono dare in più al mondo speciale olimpico? Ma indubbiamente il basket unificato è il futuro. E quest'anno praticamente sarebbe il secondo campionato che faccio qui, ragazzi, di unificato, tranne a Lodi è stato il primo. E sinceramente è bello perché tutti sono uguali, perché tutti non sono differenti, perché tutti giocano perché tutti giocano insieme, giocano, e certo anche il partner è giusto che tiri, è giusto che faccia i suoi canestri, logicamente non primeggiare, certo, senza prevaricare, esatto. Perché sennò altrimenti non e questa è una cosa da tenere molto molto conto, e noi abbiamo dei partner che sono entrati nell'ottica in questa ottica qua, far giocare i ragazzi, non primeggiare loro. Alessio, vuoi dire qualcosa? Sì, allora Salvatore, invece, questa nuova esperienza di Torino per te sarà qualcosa di particolare, perché abbiamo deciso tutti insieme che tu farai parte dello staff, dei coach, degli allenatori, e ti dedicherai agli atleti speciali, appunto ai giochi speciali. Dunque, io ti ringrazio come Sandro, per questa opportunità sicuramente. Non sono ancora pronto, però da qua domenica mi concentrerò al massimo, senza pensare se vinco o perdo o qualcos'altro. Cioè, voglio ricambiare l'efficienza e l'efficienza di Sandro, quindi grazie a lei. Fatto questo preambolo, facciamo ancora qualche domanda, poi chiudiamo. Ecco, Michael, tu per questa prima esperienza, la scelta dello sport, cosa ti auguri personalmente? Mi auguro fortuna. Poi, insomma, tanta esperienza, ma anche di divertirmi, divertimento soprattutto. Il divertimento è la cosa fondamentale nella vita. Mentre lei, Presidente, che saggio può mandare ai tre istituti delle città affinché si accostano al movimento speciale olimpico? Ma io non penso ci voglia un messaggio particolare, come diceva anche il coach, il basket unificato secondo me può effettivamente creare quella inclusione e quel divertimento, io lo definirei anche quella normalità, no? Perché lo sport rende tutti normali, almeno il centro è mettere la palla, nel caso del basket, nel canestro e basta, e tutti quanti lavorano insieme, sono un unico corpo, senza vedere delle distinzioni e delle specificità eccessive tra l'uno e l'altro, giusto Michael? Quindi il concetto è mettere la palla nel canestro, e io penso che tutte le scuole debbano portarsi verso una inclusione di questo tipo, in cui sotto alcuni punti di vista le differenze che ci sono normalmente agli alunni scemano e quasi non si notano. Io immagino che vedendo giocare, e spero di vederli, abbiamo detto forse anche sulla Rai vedremo anche queste partite, non riconoscerò assolutamente un alunno dall'altro, ma saranno tutti uguali, tutti con la stessa gocciolina di sudore, che cercheranno di raggiungere un obiettivo. Sandro, tu cosa ti aspetti di questa ennesima esperienza della squadra dopo gli ottimi risultati di questi anni? Allora, io spero di riconfermarmi con i risultati che abbiamo fatto 3 anni fa, gli ultimi 2 anni no, ma 3 anni fa. A Montecatini. Esatto, a Montecatini. Neanche a dirlo, siamo i campioni, in carica praticamente, no? Lo vogliamo dire campioni italiani, perché se andiamo a fare un campionato degli italiani, siamo campioni italiani. Cerchiamo di riconfermarci. E
i risultati ci danno ragione, perché abbiamo vinto un unificato nella zona nord-ovest, abbiamo vinto con una finale emozionantissima, punto a punto, e vabbè. Per cui io spero sempre di riconfermarmi. I ragazzi ce la mettono tutta, i ragazzi si allenano bene e vediamo. Io confido in loro, veramente. Allora, per chiudere... E cosa dico? Io mi auguro che... Lo centro, ovviamente. Che i ragazzi si divertano, che vivano l'esperienza in maniera nuova, perché molti di loro, per loro è la prima esperienza, con l'entusiasmo e la motivazione che noi mettiamo tutti i giorni quando pensiamo a loro. Da parte mia, oltre a ringraziarvi di nuovo per la grande opportunità che mi date di venire con te, io mi concedo tutti voi, e ringrazio i nostri ospiti qua da questa emittente come sempre, Spiaggia Olimpica è presente. Ringrazio gli ospiti e grazie di aver partecipato, e non mi resta che salutare e dare appuntamento alle prossime occasioni. Ciao a tutti e buonasera. Ciao, arrivederci. Buonasera.